Carina, diventi tutti i giorni più carina. Questo sarà il leitmotiv. Carina è il nuovo, sarà martedì c'è il consiglio comunale alle 17:30, sarà il nuovo consigliere comunale di Giulianova al posto di Paesani. Te l'avevamo già chiesto e tu mi hai detto che per Paesani ti era dispiaciuto. Sì, assolutamente sì. Certo, adesso io devo pensare a ricoprire al meglio il mio ruolo e sono molto onorata ma anche molto emozionata. E quindi diciamo che mi sto preparando, studiando tutto ciò che bisogna studiare per ricoprirlo al meglio, ecco. Quindi un'altra donna che entra in consiglio Sì. comunale, anche questo tu credo ritenga sia importante, vero? Importantissimo, certo, è bello avere tante donne che collaborano con me. Ne Com'è nata sono. la passione per la politica? Diciamo che una piccola passione era data dalla mia famiglia. In Venezuela sia mio zio che mia madre hanno ricoperto dei ruoli sia all'interno della regione dove abitiamo che all'interno del comune. Però diciamo che questa passione in me si era molto assopita. Grazie a Ivan ho riscoperto insomma questa passione e la possibilità di potermi rimettere in gioco anch'io su E chi è questo che ti ruolo. ha invitato, consigliato di candidarsi, spinto a candidarti? Beh, è stato un caro amico che mi ha detto: "Guarda, secondo me potresti fare bene, potresti darci una mano a insomma, inseguire questo sogno." Pensavi di fare meglio oppure è andata bene, insomma? No, sinceramente io sono contentissima, non mi sarei mai aspettata che per la mia prima candidatura avessi insomma, tante persone che hanno creduto in me, alla quale sicuramente va il mio grazie, Che poi un ruolo l'hai anche avuto, ci vuole diventare la ecco. coordinatrice di Verso, Coordinatrice? eh? Sì, la coordinatrice della lista Verso, sì. Un ruolo che adesso dovrei lasciare e quindi c'è questo impegno in consiglio comunale. Quali sono le cose secondo te su cui si dovrebbe lavorare di più su Giulianova, dando uno sguardo? Beh, sicuramente l'amministrazione in questo anno ha fatto tante cose buone. Io mi auguro che Giulianova diventi sempre più una Giulianova delle opportunità. Mi piacerebbe molto che molti giovani la considerassero proprio come la sede per avere un futuro qui, quindi essere parte integrante, diciamo, del tessuto socio-economico del posto, Quindi ecco. un'attenzione particolare ai giovani perché rimangano e Sì, sviluppino i loro progetti a Giulianova. assolutamente sì, creare proprio posti di lavoro che permettano appunto che Giulianova cresca sia turisticamente ma anche a livello Ecco, commerciale. da martedì per chiudere lo potrei mettere in pratica in Consiglio Comunale. Me lo auguro, io spero veramente che con la mia dedizione, la mia costanza riesca a fare bene e soprattutto riesca ad avere apprezzamenti da parte dei giuliesi.